Buongiorno a tutti e grazie per avermi dato l'opportunità di essere qui oggi con voi. Allora, io presenterò le implicazioni sulle procedure e i percorsi diagnostici, quindi quello che la ricerca ha fatto emergere in merito al protocollo diagnostico. Infatti, uno dei principali obiettivi che lo studio si è preposto, assieme alla caratterizzazione della popolazione ADHD in età adolescenziale, è quello di delineare un protocollo di screening e di diagnosi per il disturbo deficit di attenzione e di iperattività che andasse a implementare e migliorare quelle che sono le attuali pratiche cliniche, e attraverso quindi la validazione di questo, che è stato effettuato tramite la parte prospettica dello studio e confrontandola retrospettivamente con un campione di popolazione raccolto dal 2018 al novembre 2021. Allora, i metodi che abbiamo utilizzato sono stati appunto degli strumenti psicometrici standardizzati, le scale delle interviste semistrutturate, e il protocollo è stato attuato in più tempi differenti, quindi al tempo T0, all'accesso e poi in tre diversi follow-up, a 1 mese, a 3 mesi e al 6° mese. All'accesso, quello che abbiamo riscontrato è un campione abbastanza omogeneo relativamente alle caratteristiche sociodemografiche, come ha già ampiamente discusso la dottoressa Reale. E una caratteristica interessante è che c'era anche un'omogeneità relativa al genere. Questo è qualcosa che non è scontato, dato che gli studi epidemiologici documentano ampiamente la predominanza del sesso maschile rispetto al femminile. Questo potremmo spiegarcelo con il fatto che il nostro campione è un campione di adolescenti, che è il momento in cui inizia a farsi ad emergere ad emergere e a diventare maggiormente compromessa la componente femminile della popolazione di HD. Quindi l'inquadramento che è stato effettuato è stato quello di una raccolta anamnestica della storia clinica con le notizie relative anche alle diagnosi e alle terapie pregresse e l'avvio del protocollo, utilizzando le seguenti scale che sono la CIGAS, la CGI, l'intervista semistrutturata a chi di tazza, la BPRS, la SNAP e l'ONOSCA. Andiamo a illustrarle brevemente ciascuna. La prima, appunto, la CGIS, che è una scala che dà un punteggio da 1 a 7, valutando la severità della condotta sulla base del giudizio clinico. Poi la CGIS, invece, è una misura più globale, ci dà una misura globale della compromissione in tutti i contesti di vita, sempre attribuendo un punteggio da 1 attento. L'intervista semistrutturata chi di testa è uno strumento fondamentale in quanto ci permette innanzitutto di indagare tutta la psicopatologia, ma di farlo anche in termini di traiettoria perché ci fornisce informazioni rispetto anche al passato e ci orienta fortemente rispetto alle diagnosi con un approccio di tipo categoriale. Invece la BPRS è valida soprattutto perché è sensibile ai cambiamenti della psicopatologia nel tempo, dà una misura complessiva anche in termini di compromissione su più aspetti, e lo stesso l'ONOSCA, mentre invece la SNAP è uno strumento diagnostico specifico per il disturbo per l'ADHD, in quanto va a indagare la presenza di sintomi core e ci permette poi di identificare le tre diverse presentazioni del disturbo. Allora, un importante obiettivo di questo studio era quello di individuare dei campanelli d'allarme che alla presentazione clinica che
all'accesso ci possa già orientare verso una diagnosi di ADHD. È stata effettuata un'analisi statistica mediante l'utilizzo di una regressione logistica binaria ed è stato visto che i due elementi significativamente associati al disturbo sono l'agitazione psicomotoria, in quanto un soggetto con ADHD ha una percentuale cioè, è 2,32 volte più a rischio di presentarsi con agitazione psicomotoria rispetto alla restante popolazione. Invece, una correlazione significativamente inversa, e questo diciamo che un po' contrasta con i dati di letteratura, è che gli individui che si sono presentati al nostro campione con autolesionismo erano inversamente associati al disturbo. Ci siamo poi chiesti se l'aggressività fosse anche omogeneamente distribuita per sesso ed è emerso che in questo caso è emersa quindi una conferma di quello che è presente in letteratura, ovvero che l'agitazione psicomotoria che possiamo identificare come un'aggressività di tipo più esternalizzante ha un'associazione significativa con il sesso maschile. Infatti quello che sappiamo è che nel sesso femminile l'aggressività si I soggetti con ADHD hanno un'aggressività di tipo diverso, che è più di tipo verbale o relazionale, e questo anche conferma il fatto che gli ADHD che si presentano al pronto soccorso sono quelli esternalizzanti, sono i primi ad arrivare. Un altro obiettivo dello studio era quello di valutare l'andamento delle scale psicometriche nel tempo. Questa analisi è stata fatta con il test di Mann-Whitney e ha valutato i ranghi della media per ciascuno dei tempi, quindi al T0, al primo follow-up e a quelli successivi. Quello che è emerso è che non c'è una differenza sostanziale tra lo studio retrospettivo e quello prospettico. Questo lo potremmo interpretare in diversi modi, cioè la letteratura documenta ampiamente che tutti gli strumenti psicometrici sono accurati sia per specificità e sensibilità, e che la differenza nella pratica clinica la fa l'esperienza del clinico, la raccolta delle notizie da più fonti, l'utilizzo di più fonti. È un protocollo che si sviluppa in più tempi successivi. Un'altra interpretazione che possiamo dare a questo risultato è che nei nostri centri l'ADHD sia appunto diagnosticato mediante l'utilizzo di questi strumenti standardizzati già da tempo. Un risultato importante, cioè rilevante, è che nello studio prospettico rispetto al retrospettivo c'è stato un tasso di nuove diagnosi maggiore. Qui il valore di P, che ci indica la significatività del dato, è di 0,004. I nostri risultati devono essere interpretati come significativamente rilevanti quando P è pari a 0,001, in quanto il nostro campione è stato sottoposto a molteplici analisi. Poi, oltre a valutare, quindi abbiamo anche valutato per ciascuna scala l'andamento nel tempo, sempre in base ai ranghi della media e anche facendo il confronto tra l'ultimo follow-up e il tempo zero. E non è emersa nessuna significatività rilevante. Qui vediamo il grafico per ciascuna delle scale utilizzate.
Un'altra cosa che abbiamo fatto rispetto al protocollo diagnostico è valutare la percentuale di somministrazione, valutare se appunto nel prospettico le scale fossero state somministrate di più rispetto al passato. Anche qui non è emerso nulla di significativamente rilevante, a parte qualche tendenza però inversa. Ad esempio qui abbiamo che al T0 nel retrospettivo c'è stata una somministrazione maggiore della VPRS rispetto al prospettico, però è da considerare anche che il campione era eterogeneo per numero, cioè il retrospettivo era molto più ampio rispetto al prospettico. Qui appunto i singoli risultati per ciascuna scala. Attraverso invece un'analisi di regressione logistica binaria abbiamo visto quali sono le diagnosi più significativamente associate al disturbo all'ADHD. Le uniche due correlazioni significative sono state quelle con il disturbo depressivo, e questo è un dato rilevante e non scontato appunto per quello che è emerso nella discussione precedente. Quindi questo rispecchia comunque il fatto che noi stiamo analizzando un campione di adolescenti dove gli ADHD iniziano anche a presentare questa componente di tipo internalizzante, a manifestare i disturbi di tipo depressivo ansioso. Invece c'è una correlazione inversa con l'anoressia nervosa, e questo un po' diciamo che ce l'aspettavamo, anche se su un campione di 133 pazienti ADHD non avevamo neanche un caso di anoressia, quindi è un dato da considerare con le pinze. I dati invece rilevanti e allo stesso tempo preoccupanti sono relativi alla somministrazione di terapia e alla prescrizione di terapia specifica per il disturbo. Quindi noi ci siamo chiesti quanti soggetti hanno intrapreso la terapia con atomoxetina e metilfenidato dopo aver completato il protocollo diagnostico. E quello che è emerso è che non c'è una differenza significativa tra lo studio retrospettivo e lo studio prospettico, e che la gran parte dei pazienti con ADHD vengono trattati farmacologicamente, ma con altri farmaci. Abbiamo poi valutato se ci fosse una maggiore tendenza ad utilizzare una terapia farmacologica con i due bloccanti nella popolazione ADHD rispetto a tutta l'altra popolazione. Questo non è emerso come un dato significativamente rilevante, però quello che si può evidenziare è che la popolazione che c'è un'alta percentuale di prescrizione di due bloccanti. Un'ulteriore domanda che ci siamo posti è se la fetta di popolazione ADHD non trattata con la terapia specifica per i sintomi core, di cui è ampiamente documentata in letteratura sia l'efficacia che la tollerabilità, non venisse realmente trattato, ma anche questo non è emerso. Cioè, comunque, anche la popolazione ADHD viene trattata farmacologicamente quanto la restante porzione del nostro campione è in esame. Quindi concludendo, rispetto ai protocolli diagnostici, quello che emerge è che non ci sia una differenza significativa nello studio prospettico rispetto al retrospettivo nella validità degli strumenti. Questo perché gli strumenti sono di per sé validi. Quello che è importante fare è un assessment accurato che si sviluppi in più tempi e che raccolga le fonti da più e che appunto ci siano più fonti a sostenere la diagnosi. E in
importante comunque formulare un protocollo diagnostico standardizzato perché è fondamentale in termini di accuratezza stimare la prevalenza del disturbo in Italia. Questo sia per comprenderlo maggiormente, identificarlo, ma soprattutto per impattare positivamente nella traiettoria di questi individui. Come si diceva prima durante la discussione con il dottor Masi, è importante integrare l'approccio di tipo categoriale con quello dimensionale. E diverse scale che valutano appunto diversi elementi, quella di la disregolazione emotiva, ma anche l'irritabilità, e che devono essere sempre più diffuse nella pratica clinica. Questo studio ci dice che ci conferma il fatto che gli ADHD esternalizzanti siano i primi ad arrivare al pronto soccorso, e questo è fortemente documentato anche dall'associazione con il dato emerso dell'aggressività come primo campanello d'allarme che dovrebbe farci porre il dubbio di una diagnosi di ADHD, e che appunto nel genere femminile l'aggressività non è quella classica, ma di un altro tipo. Il dato rilevante di questa componente dei risultati è che appunto ci sia una significativa associazione con i disturbi dell'umore, il disturbo depressivo. Quindi ci sottolinea l'importanza di attenzionare questa parte di popolazione ADHD finora poco conosciuta, e che comunque è importante superare i limiti di questo sistema di prescrizione che limita molto la diffusione e l'intrapresa di un trattamento efficace per questa popolazione di pazienti già difficile, in quanto gli adolescenti di per sé sono poco complianti al trattamento farmacologico. Grazie dell'attenzione.